Allora è stata una partita sicuramente non, non facile, abbiamo avuto delle buone occasioni e siamo comunque riuscite in qualche modo a, a rendere meno eh, pericolose anche le avversarie che si sono presentate pronte in diverse, in diverse situazioni. Noi comunque abbiamo ritratto un po' la nostra personalità, la nostra aggressività, la nostra determinazione e dunque fino all'ultimo siamo riusciti, siamo rimasti in campo come combattenti fino al raggiungimento della parità, all'ultimo secondo della partita. È stata una partita combattuta fin dall'inizio e siamo riusciti a portarla a casa alla fine a un pareggio con... Con una bella azione di, di gruppo, ho uh, fatto gol alla fine giusto al 94esimo 96esimo e sono felice delle ragazze perché non abbiamo mollato un secondo, siamo sempre state concentrate e il risultato si è visto. Insomma un pareggio con la prima in classifica direi che, che è tanta roba. È stata una partita dura come, come ci aspettavamo, ovviamente incontravamo una squadra che è fuori categoria, eh, soprattutto guardando anche un po' gli anni che caratterizzano la nostra rosa, siamo una squadra molto giovane e nulla, io sono davvero contento, non, so, non posso dire altro che che cose positive su queste ragazze che si stanno impegnando, stanno portando avanti un percorso e oggi fermano una prima in classifica secondo me anche abbastanza meritatamente e, e nulla, la strada che stanno percorrendo è quella che le porterà poi ad avere dei risultati. Oggi i complimenti vanno a tutte loro, a questo gruppo fantastico che non smette di, di, di lavorare col sorriso, di, di, non smette di crederci, e lo testimoniano gli abbracci dopo, dopo i due gol, sono state bravissime anche a consolare il nostro portiere che provando a giocare ha, ha fatto un errore che stava per compromettere la partita, ma questi siamo noi, vogliamo rischiare, vogliamo portare del calcio divertente e oggi andiamo tutti a casa contenti per questo punto preziosissimo anche per la, per la classifica. È stata una partita molto tirata, molto fisica su un campo difficile sia a livello di terreno di gioco e comunque anche gli avversari erano messi bene, provavano a giocare loro ci abbiamo provato anche noi. Sicuramente il terreno non avvantaggia magari le squadre più tecniche che potremmo essere noi però sono in parte contento della mia squadra perché hanno creato tanto, abbiamo creato tante occasioni da rete purtroppo non sempre siamo riusciti appunto a finalizzare come volevamo, come speravamo un gol preso su una piccola ingenuità dopo aver trovato il vantaggio subito all'inizio secondo tempo e poi non siamo riusciti a chiudere il risultato, loro sono state brave, ci hanno schiacciato e hanno trovato il gol. Purtroppo all'ultimo secondo che ci abbatte un po' il morale, ma dopo tutto quello che era successo nelle scorse settimane alla società diciamo che venire qua e riuscire a giocare così a testa alta è stato importante per noi. Sono contento insomma, delle ragazze, della prestazione, del, del gruppo, di come hanno giocato unite e speriamo dai che per il futuro possiamo trovare qualche soluzione in più e riuscire un po' a finalizzare di più tutte le, le occasioni che abbiamo avuto.